You'll all want to see on camera. Whoa! Spettacolo, raga! Oh, AC Milan! Ciao a tutti, fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti in un nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo, Vox Populi, Vox Day. Ho chiesto sul mio Instagram che cosa volevate come video sul secondo canale e ha vinto il video della React sulle prime canzoni uscite da Sanremo, quindi mi sono preparato già tutto lo script. Rimanete collegati, nel primo commento c'è il link al secondo canale, andate a iscrivervi, tra l'altro manca pochissimo per arrivare a 5.000, andate ad iscrivervi perché oggi, non lo so, forse domani uscirà il video sul secondo canale con la mia React, quindi la React di un metallaro alle canzoni, ad alcune canzoni di Sanremo. Ma veniamo al nostro Milan. Allora ragazzi, vi porto due notizie. La prima notizia, come sempre, prima di andare in sigla, le due notiziette velocine, quelle che mastichiamo belle veloci. Allora, la prima è una notizia molto importante, molto 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 importante. Milan pronto l'iter per la seconda squadra in Serie C. Notizia di poche ore fa. Il Milan, secondo calciomercato.com, si è fatto avanti per il progetto seconda squadra. Ne abbiamo già parlato altre volte, l'importanza della seconda squadra è fondamentale, perché tu dai la possibilità a dei ragazzi che dovrebbero giocare in primavera, con, l'avete visto con la Juve, come è riuscita a far crescere dei ragazzi, con dei ragazzi che dovrebbero giocare nella primavera, se tu comunque hai la tua seconda squadra in Serie C, in questo caso col Milan, che poi eventualmente può andare in Serie B, hai la possibilità di prendere questi ragazzi e farli giocare subito a dei livelli molto più alti rispetto a quelle che è la primavera. Comunque, il Milan si è fatto avanti per il progetto seconda squadra. Già nelle scorse settimane, infatti, c'erano stati dei contatti tra il club rossonero e la Lega Pro, con il club di Via Aldo Rossi, che ha portato avanti una serie di manifestazioni di interesse molto serrate. Al momento, al primo posto in graduatorio per un posto in Serie C, c'è il Milan, che avrebbe già avviato le pratiche, questo è quello che scrivono loro, avrebbe già avviato le pratiche di richiesta formale nei confronti della Lega Pro. Entro la prima settimana del mese di giugno si capirà se ci saranno delle squadre non idonee per l'iscrizione alla prossima stagione. Il primo ripescaggio toccherebbe ad una squadra di Serie A, con il Milan che, nel caso in cui si verificasse questa condizione, si presenterebbe appunto nel momento opportuno con la domanda per l'iscrizione. Qua c'è una cosa che comunque devo chiarire, in realtà non l'ho capita neanche io, perché articoli che leggevamo poco tempo fa in realtà parlavano di una graduatoria, di questa graduatoria di cui parla calciomercato.com, in cui l'Inter, per il ranking dei campionati degli ultimi 10 anni, era più o meno una roba del genere, l'Inter era avanti, quindi aveva una prelazione. Credo che in questo caso calciomercato.com dica che il Milan si trova avanti nella possibilità, nella graduatoria, perché il Milan ha manifestato appunto l'interesse di voler fare questa squadra e di voler iscrivere la seconda squadra in Serie C, cosa che l'Inter, da quello che scrivono loro in altri articoli, non ha mai fatto. Quindi l'Inter non pare interessata, anche perché ricordo a tutti che comunque fare la seconda squadra era quantificato, vi ricordate, più o meno parlavamo di circa 20 milioni di euro per fare la seconda squadra. E niente, praticamente la notizia appunto sulla seconda squadra è questa, che siccome l'Inter non avrebbe avanzato nessun tipo di richiesta per l'iscrizione della squadra, ci sarebbe il Milan primo nella graduatoria. Quindi nel caso, come spiegava l'articolo, nel caso a giugno poi qualche squadra dovesse avere problemi per l'iscrizione, e poi alla fine del video arriviamo a parlare di tutta una grandissima riforma che sta colpendo il calcio mondiale nella Champions League, e soprattutto sta colpendo il calcio italiano, perché stanno arrivando le riforme anche per la Serie A. Quindi Serie A, campionato italiano, FIGC, cambia completamente le regole, dopo andiamo a vederle, e cambia anche la Champions League. Video molto molto interessante. Poi, ultima cosa che vi devo dire prima di andare in sigla riguarda invece Origi. Allora, vi ricordate che abbiamo parlato spesso nel mese di gennaio del fatto che Origi era destinato praticamente ad andare a giocare in MLS.
In realtà, come riportato da Athletic pochi minuti fa, dice che purtroppo si è infortunato l'attaccante titolare Wood del Nottingham Forest. Quindi il calciatore è stato autore di una stagione molto positiva, ma ora starà fuori dalle 6 alle 8 settimane per via di uno strappo, purtroppo noi ne sappiamo parecchio, rimediato contro l'Arsenal. A questo punto Origi, che era ormai destinato ad andare in MLS oppure in Turchia, è stato bloccato. Il calciatore belga, al momento, tra infortunio che ha avuto in questa stagione e panchina, ha giocato pochissimi minuti e solo una partita da titolare in tutta la stagione, tra l'altro persa 5-0 contro il Fulham. Queste le ultime notizie su Origi. Ragazzi, allora, andiamo in sigla. Oggi direi che il main content, quindi la cosa più importante di tutto questo video, sarà poi, nonostante questo video si chiama Ibra, più o meno il titolo farà una roba del genere, Ibra tutto campo, un po' come ha fatto la Gazzetta. Credo che per oggi la parte più importante di questo video siano le riforme. Quindi a fine di questo video parliamo delle riforme. Rimanete qua perché è molto molto interessante. Prima di andare avanti, come sempre, pollice in su questo video. Dai ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate like a questo video, 5700, 1000 like come sempre, e andate ad iscrivervi. Nel primo commento trovate il link diretto per il mio secondo canale. Andate a iscrivervi anche lì, perché manca lì pochissimissimo per arrivare a 5000. E poi volete non godervi il parere di un metallaro sulle canzoni di Sanremo? Andate ad iscrivervi, che tra questa sera e domani, credo più probabilmente domani, uscirà il video. Bene, andiamo in sigla, comodi, perché abbiamo un sacco di cose di cui parlare. 1, 2, 3, sigla. Partiamo da Luka Jovic. Perché partiamo da Luka Jovic? Perché questa mattina tantissimi media hanno riportato questa notizia. Il futuro di Giroud e di Jovic pare che siano collegati. Oggi Olivier Giroud, questo lo dice tutto sport, oggi Olivier Giroud è un giocatore fondamentale, per non dire indispensabile, per il Milan. Parlano i numeri. Con una stagione ancora una volta in doppia cifra e non ancora finita. 11 reti in campionato in 20 presenze per un totale di un gol ogni 1514 minuti. Ma non solo, perché a questa cifra bisogna aggiungere gli 8 assist fatti da Oliviero. Il conto cresce ancora se aggiungiamo anche la rete e un altro assist della Champions. Numeri che lo mettono ancora al centro dell'attuale progetto rossonero. Beh, direi che non ci sono dubbi su questa cosa. Ma il futuro... ha parlato la gente, dice che poi, insomma, a fine anno poi si prenderà una decisione sul rinnovo. Il rinnovo stavolta però dipende da lui più che dal club rossonero, dalla scelta che farà lui insieme alla sua famiglia, come è normale e giusto che probabilmente sia. Oliviero ha già detto una volta di no ai milioni di dollari in arrivo dall'Arabia Saudita e lo farà ancora, e nonostante i 38 anni che compirà il 30 settembre vorrebbe finire una sfida comunque avvincente, che lo rendono, continuano a renderlo felice e motivato. Infatti ci ricordiamo tutti le parole di Oliviero dopo la partita dell'altro giorno. Ha fatto un post su IG nel quale diceva: mi sento ancora come se fossi un ragazzino. In cima alla lista dei desideri, insomma, lo vogliono in Major League, eccetera eccetera eccetera. Una decisione che prenderà nei prossimi mesi, quando a Milano arriverà Manuello. Ah, non lo sapevo, si chiama Manuello l'agente di Oliviero, che parlerà prima con il giocatore e poi con la dirigenza. Una decisione che cambia anche i piani dei rossoneri, che puntano a un grande attaccante. Un attaccante che potrebbe prendere la sua maglia numero 9, tra i quali, vabbè, ci sono i soliti nomi di cui abbiamo già parlato tanto. In tutto questo incastrarsi di cose, perché nel titolo tutto sport mette anche Jovic? Perché dicono che secondo loro, tra, insomma, tutte queste notizie per l'eventuale rinnovo di Oliviero, che ovviamente tutti noi ci auguriamo, ci sarebbe anche il punto di domanda su Jovic, se poi rimarrà o meno parte del Milan. Insomma, vediamo. In questo momento Luka Jovic sta dimostrando di essere un gran bel giocatore, soprattutto un grande game changer, uno di quelli che mette in campo e fa sempre gol. E come vi dico sempre, i numeri sono incontestabili, e fin quando Luka Jovic continua a entrare, continua a fare gol e continua a farci vincere le partite, qualsiasi tipo di altro argomento riguardo a Luka Jovic viene completamente messo da parte. Perché che li vuoi dire? Fin quando segna, ragazzi, è la teoria di Pippo Inzaghi. Fin quando Pippo Inzaghi faceva gol dovevamo stare in silenzio e nessuno poteva dire nulla, giustamente. È uguale con Luka Jovic. Fin quando Luka Jovic continua a fare gol, si può dire tutto quello che vogliamo, ma Luka la mette e il segna sempre lui. Poi, allora, vi volevo portare un attimo, così vi faccio venire un attimo un po' di...
po' di pauretta. Allora, ho letto una notizia questa mattina riguardo alla prossima squadra che andiamo ad affrontare e mi riferisco al Napoli. Che cosa dice il Corriere dello Sport? Dice che in vista del match di domenica contro il Milan, Mazzarri starebbe pensando a riproporre la difesa a tre. Occhio. Ostigard al fianco di Rachmani e Juan Jesus fuori Kayuste. Di Lorenzo più alto a destra e Mazzocchi alto a sinistra. A centrocampo confermati Lobotka e Anghissà, davanti ovviamente gioca Simeone. Mazzarri, che è un vecchio volpone, perché è uno che quando parli di calcio, Mazzarri è tanti anni che mastica calcio, sa benissimo che noi, la nostra squadra, al netto che tra l'altro poi domenica non ci sarà TJ perché è squalificato e quindi giocheremo con Isma Benasser titolare. Al netto di questa cosa, che comunque avremo una nuova coppia di centrali, anzi un nuovo centrocampo con Benasser probabilmente centrale, Adli come penso centrocampista di sinistra o destra, insomma uno dei due, e dall'altra parte non credo, però potrebbe giocare anche Isma sulla sinistra, non lo so, vabbè, comunque nuovo centrocampo formato da Ruben Loftus-Cheek, TJ e Benasser. Questo qua sicuramente sarà il nostro centrocampo. Vi stavo dicendo, Mazzarri, che ovviamente è uno che di calcio ne sa, perché potrebbe realmente decidere di mettersi a tre? Per infoltire il centrocampo. Per fare un centrocampo diverso, probabilmente più dinamico, sfruttando quelle che in tutte queste partite sono state ogni tanto le nostre difficoltà. Io spero proprio di no. Noi dobbiamo risolvere, ma è inutile che ve lo dica perché ne abbiamo parlato tante volte, noi dobbiamo risolvere il problema degli inserimenti. Perché guardavo l'altro giorno delle statistiche e noi tanta difficoltà l'abbiamo avuta nel momento in cui i centrocampisti delle altre squadre hanno fatto degli inserimenti tagliando, affettando la nostra difesa. E noi quei tipi di movimenti, noi tante volte da inizio anno, noi non li abbiamo seguiti e tante volte ci hanno fatto male, non ultimo il gol che abbiamo preso. Sabato scorso. Veniamo al titolo di questo video, che è Ibra a tutto campo. Praticamente c'è questo articolo della Gazzetta dello Sport che dice: campioni si nasce, nuova proposta si diventa per confermarsi campioni. Aiutare il Milan a tornare a vincere. Non è una modifica cervellotica del regolamento del Festival di Sanremo. Ieri l'avete visto tutti, no? Ibra era a Sanremo. Vi faccio un riassunto di questo articolo. Ibra da un paio di mesi ha ricominciato una sua nuova vita, cioè quella di advisor del Milan per la proprietà, ingaggiato da Gerry Cardinali in persona. Tra squadra e proprietà si muove un super consulente con competenze a tutto campo. L'Ibra di oggi è il prototipo del dirigente del futuro? Staremo a vedere. Quello che è certo è che il suo impatto nel Milan si sente già in tutti gli angoli del club. Praticamente stavo dicendo, facendo un riepilogo di tutto quello che scrive la Gazzetta dello Sport, dice che l'importanza di Zlatan in quello che è il nuovo Milan da quando è tornato, come vi stavo dicendo, si vede in ogni angolo del club. L'avete visto, no? Comunque è presente in tutte le partite, parla con la squadra, porta la sua esperienza. L'altro giorno ho letto un'intervista di mi sembra Kier, non mi ricordo chi, un'intervista che dice che Ibra continua ad andare da lui chiedendo a questo giocatore, dovrebbe essere Kier, ma non mi ricordo bene, ma dovrebbe essere Kier. Ibra parla con il giocatore e gli dice, continua a dirgli, guarda che tu devi diventare leader di questa squadra, devi continuare ad essere leader e condottiero di quelli che sono i tuoi compagni. Quindi vedete che anche in tutte queste piccole sfumature quanto possa essere importante la presenza di Zlatan, non solo a livello societario, l'abbiamo visto noi con la figura di Paolo, quando tu hai un giocatore di quella caratura, un ex giocatore di quella caratura che va a fare determinati lavori per il club, mercato eccetera eccetera, anche relazioni, no, con gli sponsor eccetera eccetera, quanto possa essere importante che vada uno Zlatan Ibrahimovic anche per tutta quella che è la sua popolarità. Ma dall'altra parte abbiamo anche un grande lavoro che lo stesso Zlatan, e quello lo vediamo perché lo vediamo dalle immagini, fa a stretto contatto tutti i giorni con la squadra. Questo era Zlatan Ibrahimovic a tutto campo.
Prima di arrivare al discorso delle rivoluzioni, Milan top per media per i punti in svantaggio. Una statistica che mi rende felice, ma anche no, perché... Cioè, mi rende felice, ma ne avrei fatto anche a meno. Sky dice che il Milan è la squadra con la media alta più punti da situazioni di svantaggio. 1.2 la media punti dei rossoneri, seguiti da Juve con 1 e Napoli 0.91. Sono contento di questa cosa, ne avrei fatto a meno perché avrei preferito ovviamente non andare in situazioni di svantaggio. Ok, rimanete qua perché arriva la parte più interessante. Allora, FIGC, ecco tutte le riforme sul calcio. Allora, cos'è successo? Che la FIGC, presieduta da Gabriele Gravina, sta mettendo a punto un piano di sostenibilità economica da presentare al governo, che contiene tutte le modifiche del calcio italiano, grazie alle tante volute riforme da parte della Federcalcio. Questo documento, che viene sintetizzato da Il Fatto Quotidiano, riporta 1, 2, 3, 4 grandi temi. Il primo grande tema è il cambiamento delle retrocessioni e delle promozioni. Si tratta di un sistema simmetrico, quindi due squadre retrocedono direttamente, mentre ci sarà un playoff fra la terz'ultima e la quart'ultima della Serie A. Mentre le promozioni dirette in Serie B rimarrebbero due, con i playoff che riguarderebbero solamente la terza e la quarta, che accederebbero direttamente a quella che oggi è la finalissima. Ridotto anche il paracadute per le retrocesse da 60 a 30 milioni, visto che si considera troppo alto e a totale appannaggio delle retrocesse in Serie A e a discapito ovviamente di tutte le altre squadre che insomma nella propria lega ci rimangono. Cioè praticamente se retrocedi pili 60 milioni e quelle di B dicevano sì, e hanno detto sì, ho capito, ma chi scende alla Serie A si becca 60 milioni e noi che rimaniamo in Serie B non pigliamo niente. Quindi il succo di questa cosa era questo. Secondo dato importantissimo, nuovo format per la Coppa Italia. Nel disegno federale è stata inserita anche la Coppa Italia, che avrà così un nuovo format. Si parte dall'allargamento a tutti i club professionistici con la formula confermata della gara secca. Una scommessa per la FIGC, visto che accontenta i tifosi che chiedono un cambio format, figurarsi, oramai da tantissimi anni. Una volta sistemata la riforma dei campionati, ecco che si passerà finalmente a quella scomoda e più difficile, cioè contenere le spese e ridurre l'indebitamento generale. E qua veniamo al terzo punto. Occhio. Norme più stringenti in materia economica. Si parte con criteri molto più stringenti per quanto riguarda l'iscrizione del campionato. Quindi non sarà solo l'indice di liquidità, ma ci saranno anche nuovi parametri come il patrimonio netto, che dovrà essere per forza positivo. Quindi squadre oggi come l'Inter e la Roma e anche altre non si potrebbero iscrivere alla Serie A, e anche il risultato d'esercizio, con perdite da ripianare entro 4 mesi. Un cambio di paradigma importante, che però potrebbe essere messo in stand-by per qualche stagione, così di permettere ai club di adeguarsi alle nuove norme. Quindi, probabilmente tradotto dal politichese alla vita reale, attenzione, perché dal 28-29 dovete avere sia il patrimonio netto che l'indice di liquidità, che il risultato d'esercizio, club, dovete averlo in ordine. Se non l'avete in ordine non potete iscrivervi. Perché fanno questa cosa e non lo fanno dall'anno prossimo? Perché se no, squadre appunto come l'Inter o come la Roma, così scrive il Fatto Quotidiano, non potrebbero iscriversi alla Serie A. Ultimo punto, invece, gli interventi richiesti al governo. Vabbè, questa qua è una cosa che ci può interessare meno, comunque tema scommesse, clausole automatiche, sgravi fiscali per i giovani. E questa è la grande riforma che la FIGC sta presentando per il cambio di paradigma di tutto quello che è il nostro calcio italiano. Invece vi porto su quello che è l'ultimo tema, questo invece affrontato dalla Gazzetta dello Sport, che parla del nuovo format della Champions League. Sapete che su questo canale siamo stati uno dei primi, delle prime famiglie rossonere a parlare di questa cosa quando ancora era agli albori, i vecchi si ricorderanno. Con il nuovo ciclo 24-27, cioè quindi già a partire dalla Champions del prossimo anno,
inizierà una rivoluzione. Gruppo unico invece di 8 e 36 squadre al posto delle tradizionali 32. Più partite, più incassi da TV e sponsor e inevitabilmente più milioni per tutte le squadre. Tra spese, solidarietà e UEFA, ai club resteranno quasi 3,4 miliardi così distribuiti. 2,5 milioni alla Champions, 565 a quelle che partecipano ai gironi, al girone, non so poi come lo chiameremo, di Europa League, e solo 285 a quelle che parteciperanno alla Conference. L'aumento più forte rispetto al ciclo, questo qua precedente, arriva proprio dalla Champions, perché ci saranno 500 milioni di euro in più da spartirsi, insomma, su tutte le i club. Qualificazione alla competizione, risultati, infine un'altra che sarebbe una sorta di mix tra market pool e ranking storico. La partecipazione vale per ogni club 18,6 milioni di euro al posto dei 15,6, ma la cifra più esatta è 20,3, perché ci sono anche un paio di altre voci fisse. Insomma, praticamente, raga, per farvela corta, se prima si quantificava la partecipazione della Champions nei gironi, quindi premio per la partecipazione alla Champions più i premi dei gironi più gli incassi e tutto, vi ricordate che più o meno facevamo un conto di più o meno 50 milioni di euro, con questa riforma della Champions si salirà probabilmente di un 10-15 milioni. È tanto, è poco, non lo so, sono più partite da giocare, però sicuramente sono un po' di piccioli che entrano in più in braccio ai club. Bene ragazzi, questo era tutto quello che vi volevo dire, come sempre è stato un piacere tenervi compagnia, adesso smetto di parlare perché devo andare a girare il video per il secondo canale. Ciao a tutti raga, un abbraccio, forza Milan, ne vado via, chiudo l'Inter, ciao!